Quello che ho detto oggi ai ragazzi è voi dovete difendere gli interessi marittimi strategici del paese come scuola navale e come marina militare, ma anche difendere l'elemento mare in termini di difenderlo da chi lo aggredisce con plastica, con inquinamento e con tutti quegli agenti che alla fine stanno portando il mare a morire. Questo è quello che la squadra navale, la marina, chiunque ama il mare non vuole. Quindi siamo partiti assieme a tante altre organizzazioni con cui lavoriamo in questa campagna di sensibilizzazione. Quindi, ammiraglio, lei ha annunciato la squadra navale plastic free. Ci stiamo arrivando piano piano. Le prime navi plastic free sono il Palinuro, che parte già con questa predisposizione, il Vespucci, che è già partito, nave Etna e le barche scuole, che mi riferisco alla Stella, Corsaro e Orsa Maggiore. Però stiamo già lavorando con il comando logistico, con la catena logistica, per passare su tutta la squadra navale a materiale non inquinante, perché la plastica ha un ciclo di permanenza lunghissimo. Ripeto, io sono rimasto basito quando abbiamo fatto delle attività di ricerca operativa a 2000 metri sul mare, sotto il mare, e ho scoperto che oltre a bellissima fauna e flora abbiamo scoperto anche tantissima plastica a 2000 metri. Che odore fa questi allievi? Di continuare ad amare il mare, amare questa professione come l'amo io dopo 44 anni di servizio. Ammiraglio, lei ci ha annunciato durante il suo discorso che a breve lascerà la Marina Militare, ecco, tracciando un rapidissimo bilancio della sua carriera. Beh, devo dire che il lavorare e servire il prossimo, che è qualcosa che fanno gli ufficiali e sottufficiali di marina, ma fanno tante persone. Mi riferisco alle scuole, a chi come voi lavora nei media, alla ricerca, all'industria. Vabbè, tutti quanti facciamo il nostro lavoro. Beh, se si facesse un po' più squadra, probabilmente otterremmo risultati ancora più eccellenti, quindi ancora migliori. Ecco, devo dire la vita in marina è stata una sfida, ho visto crescere la forza armata, ma ecco, lascio il servizio attivo tra qualche mese qui a Taranto, che tra l'altro proprio verrà la cerimonia. Lo lascio nella consapevolezza che le nuove leve forse sono anche più preparate e migliori della mia quando sono entrato 44 anni in servizio, con la testa un po' al gioco e ad altre cose. Veramente è un'esperienza unica e indimenticabile, è un'esperienza che noi lì facciamo soltanto una volta nella vita. E già stasera, ieri siamo imbarcati, abbiamo fatto la prima notte, abbiamo dormito sulle amache, gli spazi sono stretti, però ci adattiamo. Sarà bello e ci insegnerà a stare uniti, a fare spirito di squadra, che a parer mio, ma come a parer di tutti, è la cosa più importante che deve esserci in corso, e soprattutto ci insegnerà a muoverci in futuro, quando anche noi prenderemo il grado, a saperci comunque muovere su una nave, a saper fare bene il nostro mestiere.